mosche nubi rischiano di addensarsi sopra il mercato ortofrutticolo di Brondolo e stavolta non per i conferimenti, il prezzo del radicchio, le difficoltà di espandersi all'estero a causa del Covid, bensì per questioni burocratiche che lasciano aperta la porta a un futuro incerto. La questione infatti verte attorno alla scadenza a fine anno della deroga che il comune di Chioggia aveva ottenuto tramite il braccio operativo della società partecipata SST per figurare all'interno della gestione della struttura con il 42%. La legge Madia del 2012 infatti vieta agli enti pubblici di detenere partecipazioni entro società dal fatturato inferiore a 1 milione. In caso contrario sono tenute a uscirne. La deroga, tuttora in atto, verrà a cadere appunto il 31 dicembre prossimo. Se si dovesse verificare l'uscita della componente pubblica, spiega il presidente di Chioggia Ortomercato del Veneto, Giuseppe Bosco Lopalo, il comune, attraverso la città metropolitana, dovrebbe indire una gara a carattere europeo per l'affidamento della gestione. Quindi il rischio della penetrazione di interessi esteri è reale. L'eventuale ingresso degli operatori stranieri, infatti, potrebbe essere mirato a conseguire in futuro il controllo dell'intero mercato, snaturando una realtà fortemente legata al proprio territorio e facendola diventare qualcosa di inedito in queste zone. L'appello di Bosco Lopalo è rivolto alle forze di governo, nazionale e regionale, in modo che la governance chioggiotta del mercato di Brondolo venga messa in sicurezza, anche allo scopo di portare avanti i progetti di sviluppo iniziati con l'allargamento ad altri enti, come il consorzio agrario e le mense scolastiche a chilometri zero. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta! La stagione balneare inizierà il 15 maggio, come ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia, e anche le strutture ricettive di Sottomarina si stanno preparando ad accogliere le prenotazioni degli ospiti che scelgono il litorale clodiense per le proprie vacanze estive. Il consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia è fiducioso, spiega la presidente Elena Boscolonata alle telecamere di Chioggia Azzurra, perché andando verso la zona gialla ha puntato sulla promozione nazionale verso il Veneto, la Lombardia e il Trentino e su quella internazionale rivolta alla Germania e all'Austria. Il cliente verrà seguito dalla partenza, predisponendo il percorso migliore per arrivare in città, fino al check-out. Siamo pronti a organizzargli la giornata al mare, continua la presidente del consorzio, oltre alle visite artistiche e naturali e ai piaceri della gastronomia nei ristoranti cittadini. Abbiamo creato pacchetti tagliati su misura e ogni informazione disponibile sarà presente negli alberghi, che adotteranno naturalmente i protocolli anti-Covid con mascherine, distanze interpersonali e igienizzazioni. Inoltre la Fidelity Card, che sarà consegnata gratuitamente agli ospiti, permetterà loro di compiere acquisti nei negozi del territorio, ottenendo sconti concreti. Si tratta di un'iniziativa finanziata in proprio al 60% dall'Associazione Albergatori di Sottomarina e al 40% dal Consorzio Lidi di Chioggia. A proposito degli hotel, i 57 rimasti integralmente chiusi a Jesolo durante la pandemia del 2020 sono riusciti a farsi scontare una parte consistente della Tari da Veritas. È possibile che ciò accada anche a Chioggia e Sottomarina? Penso proprio di sì, ha detto il presidente dell'ASA Giuliano Boscolo, anche perché le strutture rimaste chiuse del tutto in città sono state molto poche. Si tratta di un precedente interessante che, adoperando lo stesso metro, possiamo sfruttare grazie all'assessore Daniele Stecco, con il quale c'è feeling. Non sono grosse cifre, conclude Boscolo, ma è molto probabile che troveremo un accordo affinché ciò accada anche qui. I colloqui sono continui, c'è da capire come fare, ma credo riusciremo a portare a casa questa partita. Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti.
Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info@motozone.it. Avrebbe dovuto inaugurare domenica prossima, 25 aprile, ma le disposizioni governative che hanno bloccato l'instaurare delle zone gialle almeno fino al giorno dopo impediscono al comune di Chioggia di aprire i battenti della mostra Andy Warhol, An American Artist, negli spazi espositivi adiacenti al Museo Civico della Laguna Sud, posticipata quindi senza ancora una data, anche se restano confermate tutte le prenotazioni effettuate ed è anche attivo il servizio di prenotazioni del museo stesso all'indirizzo info.prenotazionimuseo@chioggia.org. L'allestimento inizialmente avrebbe dovuto rimanere aperto fino al prossimo 15 luglio. Curato dall'impresa MV Eventi di Lonigo, prevede un percorso in 50 opere tra serigrafie, litografie, memorabilia certificate dalla Andy Warhol Foundation for the Visual Art di New York, oltre a video e fotografie firmate dall'artista. L'impegno di spesa, comprensivo di allestimento e assicurazione, ammonta a 25.000 euro. Forse da Sedico, dove sarà impegnata oggi, comincerà un altro campionato per l'Union Clodiense. Senza più la brama di guardare alla prima posizione, col Trento in fuga e la Manzanese comunque distante, ma sempre focalizzata partita per partita a portare a casa i tre punti e magari tornare a convincere dopo lo scivolone interno con il Mestre. Di fronte alla squadra di Andreucci si troverà una delle compagini più in forma del torneo, l'Union San Giorgio Sedico, allenata dal Marinante Luca Tiozzo. Di recenti neopromossi locali si sono resi protagonisti di una lunga serie di partite utili, interrotta solo ad Arzignano con la ciliegina della vittoria in rimonta contro la capolista. Oltretutto sciorinando un calcio intenso e tendenzialmente dominante, come si era già potuto assistere all'andata prenatalizia allo stadio Ballarin. Allora fu l'ultima partita in granata del Rulo Ferretti, e quanto pesa il suo addio ce ne stiamo accorgendo, e il sigillo fu siglato dalla magica doppietta di un ispiratissimo Ndreka. 4 mesi fa, l'Union Clodiense, complice di slivelli tra le prime partite giocate con alcune avversarie dirette, era prima in classifica. Andreucci recupera finalmente il centrocampista Michele Valentini, mentre tornano a disposizione dopo la squalifica Brian Joé e Christian Duse. Ancora una giornata di stop per Giovanni Pastorelli, invece Nicolò Stalla dovrà attendere ancora una settimana prima di essere recuperato dall'infortunio. Nella formazione bellunese spicca l'attaccante fantasista Agostino Marcolin, uno tra i migliori giocatori del campionato, e si rivede una vecchia conoscenza come Alex Ostojic. La partita di Sedico, arbitrata da Andrea Recupero della sezione AIA di Lecce, sarà trasmessa in diretta video dalla pagina Facebook ufficiale della società Union Clodiense. Prove di dialogo ieri in campo Santa Maria Formosa a Venezia tra il comitato No Grandi Navi e i lavoratori portuali, dopo le notizie degli ultimi tempi che da un lato decretano per un futuro forse lontano il trasloco delle crociere maggiori all'esterno delle bocche di porto, dall'altro autorizzano il passaggio di due giganti del mare firmati MSC davanti al bacino di San Marco il prossimo giugno. Circa 200 attivisti si sono radunati per fare il punto della situazione anche dopo la maxi multa inflitta per le intemperanze lungo il canale della Giudecca e per la quale è stata munifica la gara di solidarietà tra i simpatizzanti. Il passaggio della MSC Orchestra il 5 giugno davanti a Palazzo Ducale è una beffa, commentano i No Grandi Navi. La politica ci prende in giro, dovremo mobilitarci ancora. È prevista infatti una nuova manifestazione con l'obiettivo prioritario di una diversa portualità, accogliendo navi di stazza minore, senza voler spostare il problema alla comunità litoranea di Cavallino Treporti, spaventata dal progetto Duferco che il senatore Gregorio De Falco ha chiesto venga adottato senza concorso di idee, dal momento che è l'unico finora ad aver superato la valutazione di impatto ambientale, oppure rispolverare l'idea offshore di Paolo Costa per tutti i traffici,
allora accantonata in quanto ritenuta troppo gravosa dal punto di vista economico. Per la prima volta ieri, sopra il palco del comitato, anche una rappresentanza dei lavoratori del porto. Luca Pitteri, della cooperativa di portabagagli Venezia 1937, ha detto che non ci può essere conflitto tra chi opera al porto e chi manifesta. Le istituzioni non hanno saputo prendere decisioni. Thank you.